Ciao, oggi cercherò di disfatarvi con molta delicatezza quello che è un mito o una leggenda metropolitana che sento spessissimo ripetere, ovvero l'anzianità, la vecchiaia, la tradizione di una pasta madre. Vi ho letto tantissime volte, sia sul mio gruppo La Pasta Madre Facile che altrove, parlare di paste madri che detenete che hanno 50 anni, 100 anni, 80 anni. È bellissimo, nel senso che questo contribuisce alla parte poetica della panificazione e alla parte, diciamo che storica della tradizione, della cultura della pasta madre. Purtroppo, in termini pratici e in realtà, ve la devo un po' sfatare. Allora, voi sapete che la pasta madre è composta all'interno di una componente di lieviti e di una componente di batteri che sono, diciamo, acetici e lattici. Ad ogni rinfresco che voi fate, voi andate a modificare quella che è la componente interna. Questo vuol dire che nel giro di 3-4 rinfreschi, voi avete anche, diciamo, modificato tutta la popolazione interna. Dove va a modificare la sua popolazione e perché va a modificare? Voi prendete una pasta madre che magari è stata rinfrescata sempre con un determinato tipo di farina, la portate a casa vostra, ve la regalano, è antichissima, è vecchissima, è bellissima, è molto poetica questa cosa. Ve la portate a casa, avete questa bellissima pallina e la rinfrescate con la vostra farina, che magari non è la stessa identica farina. Vuoi perché è di un cereale diverso? Avete una pasta madre di grano tenero e decidete di rinfrescarla con grano duro. Vuoi perché è di un abburattamento, di una raffinazione differente? Vi danno una pasta madre di pasta di farina semi integrale di una tipo 1 o di una tipo 2 e voi decidete di rinfrescarla, cosa che io vi ricordate consiglio sempre, con una raffinata, quindi una 0,0 o una 0. O ancora, e andando proprio nel quotidiano, nella cosa più naturale, anche se ammesso non concesso che aveste deciso di rinfrescare con lo stesso cereale, con la stessa raffinazione, addirittura con la stessa marca, ma la farina non è sempre uguale, non è fatta in laboratorio, è un grano diverso, una partita diversa che si modifica, la farina è viva, si modifica. Diciamo di partita in partita, di pacco in pacco, quindi non potreste mai avere lo stesso identico tipo di farina tra due pacchi differenti o tra due partite diverse, oppure una 00 di grano tenero di una certa marca, non mi va di fare nomi, e di un'altra marca, comunque sono partite di grano diverse, non ne avrete mai uguali, proprio perché sono cose vive, naturali e fatte, diciamo, non in laboratorio. Quindi ovviamente andrà a modificarsi già il grano da cui parte il vostro rinfresco. Non solo, si modifica l'ambiente, si modifica proprio l'ambiente che questa pasta madre accoglie e quindi i batteri che non sono nocivi tutti quanti, ma batteri anche positivi che voi avete nella vostra casa, la quantità di lieviti presenti nella vostra casa, nel vostro ambiente, nella vostra zona, si modifica l'acqua che avete. Quindi nel giro di 3-4 rinfreschi, la vostra pasta madre è diventata vostra. È bellissimo pensare che avete una pasta madre di 50 anni, 100 anni, tramandata dalla nonna. È bellissimo. In realtà all'interno ne avrete forse con il passare del tempo pochissimo o semplicemente la memoria storica o il ricordo. In soldoni la vostra pasta madre è differente da quella che avete ricevuto in regalo. Perché vi dico questo? Non per smontarvi un'idea poetica, ma perché voi dovete sempre, come posso dire, curare la vostra pasta madre con la massima attenzione. Non è che se vi hanno regalato una pasta madre che a Milano funziona benissimo perché ha un background, diciamo, di tradizione di 100 anni e perché è rinfrescata e perché dà ottimi prodotti. Non è che se ve l'hanno inviata in un pacchettino e voi siete a Messina. Questa pasta madre perché viene da 100 anni, perché viene da una casa in cui funziona, perché viene da una tradizione, non è che a casa vostra dovrà funzionare per forza, dovrete essere voi a stargli dietro,
a curarla nel modo giusto. La stessa cosa se vi danno una pasta madre che malata, diciamo che non funziona bene, ci vorrà pochissimo a tirarla su. Le vostre cure sono essenziali, il vostro ambiente è l'essenziale, quindi la pasta madre migliore si può rovinare e ammalare nel giro anche di 15 giorni. Ed una pasta madre in fin di vita, poverina, che sta malissimo, voi la potrete far star benissimo nel giro di una settimana e fare dei lievitati meravigliosi. Quindi se questa cosa della tradizione, della pasta madre della nonna, della zia, della cugina, vi fa star bene e diciamo vi fa avere il lato poetico, va benissimo. Se purtroppo capita anche questo, avete la tentazione di acquistare una pasta madre che vi dicono blasonata, che vi dicono antica, che vi dicono con una tradizione di chissà che maestro, non vi fidate, perché la pasta madre diventa vostra nel giro di pochi giorni dal momento in cui l'avete a casa. E la stessa cosa sarà successo a chi in quel momento ve la sta offrendo specialmente in vendita. Quindi non vi fate abbindolare da questo. Se vi piace il lato poetico della tradizione delle nonne, il pezzetto di pasta madre, tenete questo lato. Non vi fate abbindolare comprando, acquistando, facendovi spedire paste madri che hanno tradizioni o un nome. Funzionano lì per lì e potrebbero anche non funzionare per niente. Quello che è ricco e che è buono di una pasta madre di un maestro o di una persona a cui funziona è che è già all'interno stabile, ha già una sola popolazione, quindi non dovrete crearla ex novo. In quel caso sì, sempre gratuitamente, non vi fate vendere della pasta madre. Quindi se ve la regalano, la pasta madre, anche i maestri migliori la regalano. Se vi stanno regalando una pasta madre di un maestro o una pasta madre che funziona bene, prendetela perché è già pronta, perché magari all'interno è una pasta madre potente, ricca, ben seguita. Fate attenzione, perché se non la seguite nello stesso modo, in pochi tempo diventerà una pasta madre malata e che non funziona. Quindi attenzione, occhio sempre alle vostre cure, alle vostre attenzioni e a quello che vi stanno regalando. Un bacio, seguitemi mi raccomando sul gruppo Facebook La Pasta Madre Facile e sul blog Pasticcera Pasticciata. Ciao!